Ah, ragazzi, molti di voi non capiranno, ma risentire queste musiche. No, non potete capire, ragazzi. Oppure sì, molti di voi capiranno, magari i più piccoli no, perché non hanno mai avuto l'opportunità di giocarci. Però questo è Final Fantasy X, ragazzi. Ci sono stati veramente molti Final Fantasy. E tra il 7 e il 10 devo dire che mi sono piaciuti tutti. 7, 8, 9 e 10. Anche il 9 ha avuto, diciamo, mi è rimasto comunque nel cuore, come tutti gli altri ragazzi. Dal 7 al 10 mi sono rimasti tutti nel cuore, veramente. Vedere queste immagini così, con una definizione diversa, perché comunque questa qui è la remaster HD su PS4, ragazzi, quindi è assolutamente reperibile, non è una versione vecchissima. Credo che sia uscita per PlayStation 2. E ragazzi, non so, più sento sta canzone, più mi emoziono. C'è una cosa incredibile, guarda. Cioè, proprio. Non me lo sarei neanche aspettato io. Lui è Tidus ed è il protagonista dell'avventura. Qualcosa sicuramente non mi ricordo, ragazzi, quindi è passato talmente tanto tempo che è incredibile, però. È veramente incredibile. Ogni protagonista di ogni Final Fantasy, comunque sia, è rimasta veramente nel mio cuore. Sono contentissimo di portarvi questo gameplay perché è qualcosa veramente di eccezionale. Ovviamente questa qua è la intro del gioco. Vedremo un po' come si sviluppa l'introduzione. Diciamo che in ogni Final Fantasy c'è sempre stato, nella maggior parte, diciamo, un nemico, diciamo, ingombrante. Questo è un po' una cosa un po' particolare, ragazzi. Il nemico, principale sarà Sin, poi ce ne saranno ovviamente altri. Però, ragazzi, è veramente complicato inizialmente capire cos'è il nemico e che cosa vuole da noi. È veramente, veramente molto difficile. Come potete vedere, carica, non lo posso fare perché ovviamente non ho nessun, dato salvato. Però c'è il trasferimento dati, quindi c'è la possibilità di trasferire i dati da una console all'altra o comunque nuova partita. E noi ci immergeremo in questo mondo proprio con una nuova partita. Qui ci chiede scegli il tipo di colonna sonora riarrangiata o originale. Ragazzi, io adesso per giocarlo in questo modo voglio vederlo originale, ragazzi. Assolutamente.
listen to my story. This may be our last chance. Cambia completamente l'atmosfera qui, ragazzi, perché quello era un mondo fantasy a parte. Questa invece è Zanarkand. E questo misterioso bambino che spunta così dal nulla. Ed ecco qua il nostro protagonista, che ovviamente cominceremo già a spostare noi. Come potete vedere, sono proprio io che sto spostando il personaggio. Ovvio, ragazzi, che la grafica, nonostante il remaster, non è che possa essere migliorata più di tanto, però già vederlo in questo modo è già particolare. Io già comincio a girare per vedere se ci sono già delle cose da trovare, perché qui, ragazzi, non si sa mai. E qui partiamo col parlare con la gente. Un autografo, ragazzi, perché chiamiamolo Ale Miracle, sapendo comunque che lui è Tidus. Però chiamiamolo col nome di Ale Miracle. Cavoli, è troppo lungo Ale Miracle, porca di quella miseria. Allora facciamo una cosa. Lasciamo Tidus, che non l'ho mai giocato. Di solito mettevo Alex. Ma non l'ho mai giocato con Tidus, ragazzi. Avere un protagonista che ha un nome così... Tidus, su, su, su. No, 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 no. Stavo scherzando. Ok, Tidus. Se no potremmo provare con Ale. No, è figata, stiamo... scusatemi, ma stiamo facendo la storia di Tidus, mettiamo Tidus e basta. Quindi al momento dell'autografo c'è questo dubbio già di come chiamarlo. E lo chiameremo Tidus. Good luck tonight. Nothing to worry about. Oh, if I score a goal, I'll do this. That will mean it was for you, okay? What seat? East block in the front row! Fifth from the right! Got it! Guardate che marpionazzo con le ragazze! Comunque, perché l'autografo, ragazzi? Perché lui è un giocatore di Blitzball, che è lo sport di Final Fantasy X. È ovviamente lo sport più importante nel mondo di Final Fantasy X, e lui è uno dei migliori attaccanti di questo sport. Ovviamente, ragazzi, c'è la possibilità di interagire un po' con tutti, ma cercheremo di andare avanti. Insegnaci il Blitz. Maybe tonight, well, you can't tonight. Eccolo lì, di nuovo. But I mean tomorrow. Promise? Perché quel bambino ha detto non stasera, non oggi? Ora vedrete, ragazzi, cosa vuol dire giocare a Blitzball. È uno sport veramente incredibile, perché si gioca praticamente sott'acqua, dentro una sfera d'acqua. Cioè, è incredibile, ragazzi, non... adesso vedrete.
quello è suo padre, un ex giocatore di Blitzball. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. Make way, make way! Ovviamente Jack è il padre di Tidus. Intanto qua devo spingere tutti. E basta! E fatemi passare, ok. Scappo, scappo. Non potete entrare. Magari dopo la partita, ragazzi. Ed eccoci qua. Pronti a giocare questa partita. Questo è un altro personaggio abbastanza misterioso, ma che conosceremo molto presto perché farà parte anche lui come protagonista della storia. Sta succedendo qualcosa però, proprio durante la partita. Cosa sta succedendo? Attenzione perché... un casino. Non mi aspettavo sicuramente di emozionarmi di nuovo all'inizio del video, però ragazzi, cerco di parlare il meno possibile proprio perché comunque voglio farvi gustare questa scena iniziale. È successo qualcosa, qualcosa è entrato nella città e sta distruggendo tutto. Una forza devastante. Tidus è riuscito in qualche modo a salvarsi. Il nostro personaggio è ancora vivo. Un po' stordito, ma ancora vivo. Eccoli la mappa che viene fuori. Io intanto cerco di correre. Ecco qui Auron. Intanto guardo un po' in giro se c'è qualcosa. Auron! What are you doing here? Che fai qui? Quindi si conoscono già. Ragazzi, tanti di voi ovviamente diranno ma che grafica di merda e cose varie, ma però ragazzi vi posso assicurare che negli anni in cui è uscito questo era un bel vedere, ve lo posso assolutamente assicurare. In più la storia del combattimento a turni è veramente molto bella secondo me, uno stile di gioco diverso, ma per me è molto bello. It begins. Tanto questo bambino è veramente inquietante. What? Comincia che cosa? Non piangere. Ma che cacchio stai dicendo? Guarda che se ti becco ti faccio vedere io. Sparito.
Stranissimo, come vi dicevo all'inizio, c'è una confusione all'inizio che neanche il protagonista riesce a capire che cacchio sta succedendo. Ma guarda cosa, sta esplodendo tutto. Ecco, che cos'è questo nemico? Lo chiamano Sin. Sta distruggendo tutto con una forza devastante. E queste sono le sue scaglie. Sin sta rilasciando delle scaglie. Ragazzi, attenzione, perché queste scaglie ovviamente cercheranno di distruggerci. Grazie, Auron. Auron, Auron. Come cacchio lo volete pronunciare, ragazzi? Da parte di Jekt. Il padre aveva una spada? Altra domanda, perché aveva una spada? Perché Auron sa tutto? Queste sono tutte piccole domande che magari uno che inizia il gioco può porsi. Ecco qui il combattimento a turni che vi dicevo. Oggetti, dove ci si può ovviamente curare perché si ha una pozione che cura una parte di energia, 200 HP, mentre la coda di Fenice serve a curare il KO a un alleato, quindi può farlo resuscitare praticamente, ragazzi, rimetterlo in gioco. Però noi ovviamente attaccheremo quelli in mezzo alle scatole. Questi li dobbiamo ovviamente attaccare entrambi, sia da parte di Auron che da parte di Tidus. E poi andiamo avanti. Altre scaglie di Sin. Non stiamo a guardare quelle dietro perché dobbiamo aprirci ovviamente un varco. Auron è stato colpito, però ha abbastanza HP, come potete vedere ne ha 958, può essere colpito tranquillamente. E riusciamo ad aprire ancora la strada. Ovviamente questa è una specie di tutorial, ragazzi, eh? Vi insegnano un po' le basi e in più, intanto, si cerca di capire cosa sta succedendo. Intanto, una scaglia gigante che rilascia quelle più piccole è proprio fiondata in mezzo alla strada. Se non mi sbaglio, ragazzi, se non mi ricordo male... Allora, per prima cosa sta usando Antima, che è una magia nel mondo di Final Fantasy che toglie gli HP a percentuale. Quindi, in teoria, non potrà mai ucciderci. Intanto c'è anche il turbo. Quando la barra turbo visualizzata sotto i parametri HP e MP è piena, il personaggio può usare una turbo tecnica. Questa è un'altra cosa fighissima, ragazzi. Ogni personaggio avrà la sua turbo tecnica personalizzata. Premere sinistra nella finestra comando. Proviamola subito. Arcano, autarchia, su tutti. Ecco la turbotecnica di Auron, devo fare in fretta. Ce l'ho fatta. Eccola qui. Ovviamente è molto più potente di un attacco normale. Adesso però Tidus avrà la possibilità di attaccare la scaglia. Allora, vi ripeto, se la scaglia continua a usare Antima, è un attacco a percentuale, non potrà mai finirci definitivamente. Prima ha tolto circa 300, adesso 97, quindi non mi ricordo neanche cosa ha tolto prima, però è molto, sicuramente molto di più rispetto a quello che ci ha tolto adesso. 129, attacca anche Auron, che ovviamente è il suo turno. Ancora Antima, guardate quanto ci toglie adesso. 73, sta diminuendo sempre di più. Non dobbiamo avere paura ovviamente che ci finisca perché Antima toglie sempre a percentuale, quindi non potrà ucciderci.
Intanto Tidus ha la barra carica, potrebbe anche lui fare la sua mossa speciale. Antima toglie ancora pochissimo, 55. Tidus ha il turbo, che si chiama Gladius. Colpo spirale. No! No! Non l'ho beccato neanche una volta. Però ragazzi, cercheremo di padroneggiare anche questo, dai. Ovviamente più beccate il centro, più volte beccate il centro, più forte sarà. Guardate adesso, dovrebbe togliermi meno di 55. E infatti 41. Non riesce a distruggerci. E ovviamente noi quando abbiamo poca energia, la barra sotto del turbo dovrebbe riempirsi molto più velocemente. Lui continua con Antima, ma per adesso non userò pozioni, probabilmente le userò più avanti. Perché tanto so che comunque è un attacco a percentuale e non potrà distruggerci. Ovviamente ragazzi nel gioco ci sarà la possibilità poi di essere liberi nel mondo e quindi di fare farming, però ovviamente queste saranno cose che magari spiegherò più avanti. Ovviamente alla fine di ogni battaglia prendiamo dei punti esperienza e quindi è ovvio che potremo aumentare le caratteristiche dei nostri personaggi. Che ridi lassù. Oron, fuggiamo. Ci aspettano sempre cose molto confuse. Ma cosa vuol dire? Perché lui sa già tutto? Queste sono le domande ovviamente che possiamo porci, ragazzi, anche nei commenti. Comunque chi è appassionato di Final Fantasy dica pure la sua, senza magari spoilerare troppo per chi comunque non l'ha mai giocato. Però ditemi anche le vostre emozioni con i vari Final Fantasy, cosa ne pensate. Intanto qui però è arrivato il momento di curarci, quindi una pozione per Tidus, che è stato mancato. 31. Le ali hanno cominciato a brillare, meglio attaccare lui? Meno male, distrutto. Cercheremo come al solito di aprirci un varco in qualche modo. Le ali hanno cominciato a brillare. Dovremmo anche poter capire che cosa vuol dire, eh? Ma per ora è meglio non rischiare attaccando appunto chi ha le ali che brilla. Per cercare di non rischiare più di tanto. Come possiamo vedere, comunque, loro continuano a ricrearsi. Così non va, dice Oron. Quello. Trust me, you'll see. Quindi praticamente adesso ci si concentra su questo motore d'energia. Guardate quanto toglie Oron e quanto tolgo io. Cioè, in confronto io non tolgo niente praticamente. Intanto le ali hanno cominciato a brillare di nuovo ad alcuni di loro. E potremo vedere probabilmente che effetto faranno. Probabilmente anche non riusciremo ad andare avanti nel gioco perché... potrei anche essere distrutto, però vediamo prima come si evolve la situazione. Meno male che mi sono curato con la pozione, è stato abbastanza importante. Intanto il motore sta continuando a cadere sempre di più. È il turno di Oron, che riesce a danneggiarlo pienamente. Mossa azzeccata. E ora come cacchio ci arriviamo dall'altra parte? Go. Salta! Yuhu. Come vi dicevo ragazzi all'inizio, un'introduzione un po' strana perché è veramente tutto confuso e nemmeno il protagonista sa che cacchio sta succedendo. L'unico che lo sa è Oron. Intanto riusciamo ad arrivare dall'altra parte. E qui comincerà anche a starci un po' sul piffero, perché di, ma perché non mi aiuti? Però guardate cosa succede, Sin sta risucchiando tutto. Sei sicuro?
Gli ha chiesto: sei sicuro? This is it. Sta risucchiando il ponte dove siamo sopra insieme ad Auron, e Auron è tranquillo e gli ha chiesto: sei sicuro? Tutto comincia qui. Ovviamente è una cosa abbastanza strana, perché non si capisce che cosa sta succedendo in questo caso. Proviamo a scendere sempre di più cercando di capire cosa sta succedendo. E lì potrebbe essere Jack, che è il padre di Tidus. I thought about a lot of things, like where I was. What I got myself into. I started to feel lightheaded and then sleepy. I think I had a dream of being alone. I wanted someone, anyone beside me, so I didn't have to feel alone anymore. Ci si risveglia qui, ragazzi. Anybody there? Auron! Nessuna traccia di Auron. Va via persino l'uccellino, quindi siamo nella merda. Ma cos'è quella specie di castello più avanti? Forse bisogna andare lì. Siamo nell'acqua. È bello incasinato il posto, eh? Essere successo qualcosa, oppure sono soltanto delle rovine. Non credo che siano le rovine di Zanarkand, che è la città appunto dove si stava effettuando la partita. Tanto qui c'è qualcosa. Introduzione alla lingua Albed. Vuoi apprendere una lingua esotica? Cerca il dizionario di lingua Albed e... Ktitei Bantejadig Jansbia. Allora, praticamente che cos'è questo? È la lingua Albed. Quindi più dizionari troveremo nel mondo di gioco e più verrà tradotta la lingua Albed, che è una lingua di una, appunto, dei personaggi che ci sono all'interno del mondo di Final Fantasy X. Tanto proviamo ad andare proprio verso quelle scale che dovrebbero introdurci poi in quella specie di tempio. Eccoci qua arrivati. Oh, un punto di salvataggio, ragazzi. Eccolo qui, salvo sfera livello 1. Puoi salvare sulla sfera i dati del viaggio e riprenderti dalle fatiche ripristinando HP e MP. Quindi, ragazzi, ci saranno anche le magie con gli MP e gli HP, i punti vita, ovviamente. Salva. Nuovo salvataggio. Vi ricordo, ragazzi, che questo gioco lo sto giocando su PS4, quindi è acquistabile tranquillamente su PS4. L'avete visto anche sulla pagina Facebook, appunto.
Ed eccoci qua. Andiamo a vedere un attimo però questo salvataggio, perché... No, non ci dice niente. Credevo ci dicesse appunto la... il nome del luogo, invece niente. Quindi sono delle rovine e c'è questa specie di tempio davanti a noi. Ragazzi, questo primo episodio finisce qui, una bella mezz'oretta piena. Fatemi sapere ovviamente nei commenti se volete vedere il proseguo della storia, se vi è piaciuto vedere di nuovo un Final Fantasy, magari alcuni che sono stati un po' nostalgici dei Final Fantasy, ed è stato bello rivedere appunto questo 10, chi lo conosce già, chi è stato appassionato, cercate ovviamente di non spoilerare troppo e cercate di mettere un casino di mi piace se volete appunto un altro video. Io direi che si potrebbe fare una serie, almeno provarci, per arrivare poi fino a Dark Souls 3, che sarà l'unico gioco d'avventura che tratterò dalla sua uscita in poi, cercando di scoprire più cose possibili di appunto Dark Souls 3. Mentre questo Final Fantasy potrebbe essere appunto il gioco che ci porterà poi all'uscita di Dark Souls 3, che è verso aprile, se non sbaglio. Dovrebbe essere ormai confermato ad aprile, però... vedremo, dai ragazzi. Fatemi sapere ovviamente tutto nei commenti e ci vediamo nel prossimo video per scoprire soprattutto dove è finito Tidus. Bella!